ringraziamento e un riconoscimento mio personale, di tutto il governo e credo di tutti i cittadini, anzi sono certo, alle donne e agli uomini della polizia, delle forze dell'ordine che quotidianamente garantiscono sulle strade d'Italia la nostra sicurezza. Un lavoro difficile, un lavoro che richiede impegno, dedizione, una missione vera e propria di cui siamo assolutamente riconoscenti. Impegno e dedizione, ma per lavorare servono anche i fondi adeguati. Fondi che sono sempre meno per la sicurezza e che mettono uomini e donne delle forze dell'ordine di fronte a difficoltà che rischiano di compromettere l'operato. In tutta Italia la polizia scende in piazza. Lo fa accompagnando la protesta con un gesto eclatante. Ai cittadini la richiesta di donazioni da destinare al fondo assistenza. Noi non siamo in piazza per chiedere ulteriori indennità, contratti, eccetera. Siamo in piazza perché siamo preoccupati, perché vogliamo continuare a mantenere uno standard di sicurezza degno per la cittadinanza. E con questi tagli qua rischiamo veramente di non poter rispondere, di non poter dare questa sicurezza al cittadino. I tagli sono sui mezzi, sulle divise, sulle stampanti, i computer. Quando rimane l'essere umano da solo e non ha i mezzi, inevitabilmente i carburanti, cioè qui rischiamo di rimanere a piedi, voglio dire, no? E allora è difficile poi fare sicurezza senza risorse, insomma. No? Manovra dopo manovra, decine e decine di milioni di euro in meno per la sicurezza. Solamente qualche giorno fa l'ultima mazzata. Meno 60 milioni, da sommare ai tagli precedenti. 60 milioni tolti ai capitoli delle missioni e dell'ordine pubblico, il cuore dell'attività. Speriamo quantomeno di riuscire a evitare gli ultimi, perché insomma ulteriori 60 milioni di euro che, voglio precisare, si è già detto che sono relativi ai capitoli delle missioni dell'ordine pubblico, attenzione, è il cuore dell'attività della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, insomma. Tagliare sull'ordine pubblico, no, abbiamo visto che cosa può voler significare, insomma. Al fianco della polizia anche i vigili del fuoco. Più andiamo avanti, peggiore la cosa, carenza di personale, carenza di fondi, qua andrà a finire come i colleghi della polizia, tra un po' non avremo neanche più soldi del carburante. Togliendo quelle cose qua togli la sicurezza al cittadino, perché se noi non abbiamo i mezzi per poter intervenire, anche noi non è che possiamo fare più di tanto. E proprio i cittadini sembrano avere un giudizio chiaro sui tagli del governo. Che è sbagliato sicuramente.